Bisogna dire, tre stagioni con il Taranto, le ultime due consecutive, poi nel 2007-2008 ricorderete quella micidiale annata che si concluse con un passo dalla Serie B con lo spareggio di Ancona, che purtroppo il Taranto perse, come è successo cinque volte in 10 anni, un anno sì, un anno no, si perdeva uno spareggio per andare in B, ricorderete. Allora, Max era protagonista, allora è protagonista adesso. La prima domanda che vorrei farti è questa, cioè questa doppia sosta può aver influito positivamente, negativamente, oppure è stata una cosa indifferente? Come la vedi? Il tuo personale parere? Beh, indubbiamente era un periodo che comunque stavamo facendo bene, concentrati, e questa sosta spero che non sia stata comunque una sosta brutta per noi. È stata una sosta di Pasqua, abbiamo fatto l'altra sosta e ci siamo preparati lo stesso comunque, per quell'obiettivo, perché comunque abbiamo fatto allenamenti e mirati proprio per questa partita che è fondamentale per noi. Un campionato strano perché equilibrato troppo, no? Tre squadre che si contendono la prima piazza, Nardò, Francavilla 54, Taranto 52, mettiamoci anche Francavilla Insigni che domani gioca a 47 punti, quindi teoricamente potrebbe andare anche a 50, quindi di queste quattro squadre tutte possono arrivare al primo posto, tutte possono arrivare al quarto, no? Sì, indubbiamente. Noi, come ho detto prima, ci stiamo preparando perché queste sono sei partite, sono sei finali. E sappiamo l'importanza e sappiamo che comunque siamo lì vicino, dobbiamo provarci, ce la metteremo tutta. È un Taranto che sembra avere un altro piglio, un'altra mentalità, come se ci fosse una spinta che giunge da quel luogo magico che è lo spogliatoio. È un'impressione nostra oppure effettivamente è cambiato qualcosa? Beh, sicuramente abbiamo trovato lo spirito giusto, lo spirito di sacrificio della squadra, abbiamo comunque l'aiuto del mister che comunque ci ha dato una grande mano e ci ha portato serenità, ci ha portato una tranquillità e soprattutto ci ha portato la convinzione dei nostri mezzi. E comunque abbiamo anche una società che sta sempre dietro, è presente, anche nei momenti difficili è sempre stata presente, e questo a noi è un qualcosa che ci serve, soprattutto nei momenti più difficili. E come dico, abbiamo trovato l'unione dello spogliatoio, che anche prima lo avevamo, forse adesso abbiamo acquisito una mentalità più forte, una mentalità che comunque sappiamo che dobbiamo essere uniti. Ti faccio l'ultima domanda e poi ti lascio a Leo Spalluto, che è giornalista come me, anzi meglio di me. No, quando mai? Sei partite, 18 punti, più o meno, come dicevamo, le squadre sono tutte lì. Qual è il requisito principale che si dovrà avere in questo rush finale? Come ho detto, dobbiamo pensare a partita per partita e pensare che sia l'ultima partita, perché non possiamo sottovalutare nessun avversario. Abbiamo visto domenica con la Priglia che non è stata facile fino all'ultimo, anche se abbiamo creato moltissimo, ma solo all'ultimo abbiamo sbloccato il risultato e poi abbiamo fatto il secondo gol all'ultimo. Perciò è un campionato, come hai detto tu, equilibratissimo, e perciò dobbiamo essere concentrati e essere uniti, come ho detto prima, perché non è facile e non sarà facile. Mi ha fatto venire in mente quell'azione a metà del secondo tempo, quando Genchi da solo ha trovato lo stinco di un avversario sulla riga fatale. La palla rimbalzata dove è andata a finire? Sul tuo piede, che hai calciato benissimo, e il portiere l'ha avuta praticamente addosso. Lì, no, potevano cadere le braccia, si potevano piegare le ginocchia, perché sembrava davvero la classica partita stregata. Però lì è venuto fuori, ecco, quello spirito di gruppo di cui parlavamo prima, o mi sbaglio? Beh, ci abbiamo creduto fino all'ultimo, sapevamo che comunque volevamo la vittoria in tutti i costi, abbiamo lottato fino all'ultimo e siamo stati concentrati fino all'ultimo, abbiamo provato perché comunque abbiamo visto che abbiamo creato moltissime occasioni e la palla non voleva entrare, no? Fino all'ultimo abbiamo provato e, come ha detto, meno male che è andata così. Non mollare mai, questo. Leo Spalluto. Ecco, io partirei proprio da questo non mollare mai che diceva Gianni. L'impressione è che, siccome le doti tecniche della squadra sono indubbie a mio parere, l'impressione maggiore è che la crescita, la vostra crescita dell'ultimo periodo, sia proprio quella nel campo della determinazione, cioè del crederci fino in fondo, anche quando le cose, come nell'ultima partita, sembrano non andare per il verso giusto, ma arrivare poi nel recupero a segnare questi gol che poi hanno dato la vittoria. È questo l'elemento di maggiore crescita in quello che è stato il vostro percorso di questa stagione? Beh, sì, indubbiamente. Abbiamo, come ho detto prima, ci siamo uniti, abbiamo unito tutte le forze di tutti i giocatori. E comunque, per arrivare, come ho detto, a vincere la partita, abbiamo lottato, ci siamo sacrificati tutti quanti. E
L'ho detto prima, è un'unione del gruppo che comunque ci ha portato una tranquillità portata dal mister, e soprattutto una convenzione dei nostri mezzi che ha fatto sì che stiamo lottando e stiamo giocando in questo modo. Senti, è banale dirlo, in una squadra di calcio i meccanismi sono fondamentali. Voi avete ritrovato comunque dei meccanismi che vi erano propri già lo scorso anno con mister Cazzarò in panchina e con te Ciarcià al centro della manovra. Immagino che anche questo abbia contribuito a, come dire, ad avere una naturalità nella manovra, nel gioco, sia pure con giocatori diversi rispetto all'anno scorso. Avere giocatori che comunque si conoscono, un allenatore che comunque ti ha avuto, non dico che è vantaggioso per noi, però è comunque un passo in avanti. E sono stati bravi anche chi è venuto a dicembre, che si è messo subito a disposizione, è venuto in uno spogliatoio importante, è venuto in una città importante con una squadra così importante e si è messo, come ho detto, a disposizione subito per far sì che era pronto in qualsiasi momento. L'ultima domanda che ti faccio per il momento è... Ho guidato male stasera. un fuoco di fila, mamma mia, un interrogatorio. Qual è secondo te la maggiore difficoltà, il maggiore pericolo che dovete evitare in queste ultime 6 partite? Per me è sottovalutare le partite e soprattutto un calo di tensione in questo momento così importante. Quindi massima concentrazione ferrea, come se si giocasse sempre contro l'avversario più forte del mondo. Sì, ma noi non siamo mai stati comunque una squadra presuntuosa che dice giochiamo contro un avversario molto più scarso di noi, no. Sappiamo che ogni avversario ci può mettere in difficoltà in qualsiasi momento, perciò se facciamo la nostra partita con la nostra testa arriveremo molto lontano. Un paio di domande ce le abbiamo subito per Max Barsili. Partiamo da Basile Ale Tarantino, che ci chiede se è più forte questa squadra o quella dell'anno scorso, cioè il paragone che noi facciamo spesso tra le due formazioni. Poi ce n'è un'altra, partiamo da questa. Bella domanda. A me non piace dire più forte questa o quella dell'altro anno. Avevamo entrambi una bella squadra, con giocatori diversi, con caratteristiche diverse. Quindi entrambe. E subito dopo l'ultimo gol segnato al 90esimo del Taranto, invece, cosa hai provato? Questa è un'altra domanda che ci arriva sempre. Questa è una domanda che avete visto. È stata vista. L'ho provata, un'emozione. Ho provato emozione perché io vivo qua, sono 10 anni che vivo qua e sono innamorato di questa città. Segnare all'ultimo per me è stata una liberazione. Leggo quest'ultimo messaggio e poi ti do la linea, lo leggiamo volentieri, quello di Dalila Di Pietro. Un anno fa in questo momento eravamo a meno 8 dall'Andria, primo in classifica, avendolo battuto lo Iacovone per 4-1. Oggi siamo a soli 2 punti dalla vetta e ci restano 6 gare da giocare, non aggiungo altro, sarà il campo a parlare, forza Taranto. E beh, questo è anche un anno fa che Michele Cazzarò incomincia la sua avventura.